Genova, già dalle prime edizioni di Handicap, aveva immediatamente aderito a questa iniziativa perché partiamo da un'esperienza che già ha visto la nostra città da molto tempo impegnata su questo fronte della vela solidale, della vela sociale. La squadra genovese parte con... La squadra partirà con una trentina di persone tra tre barche genovese a Malta. Sono barche d'altura, naturalmente, barca a vela d'altura, abbiamo una barca di 15 metri e due barche intorno ai 12 metri. Quindi noi partiremo giovedì mattina col gruppo di 15 ragazzi con educatori e andremo a Roma, poi a Malta, insieme ai partecipanti di tutta Italia. Quindi la delegazione italiana sarà particolarmente numerosa. Della delegazione italiana, quella genovese è la più numerosa, diciamo così. Dormiremo in barca, quindi saremo ospitati sulle barche genovesi che sono a Malta. Seguiranno due giorni di incontri, di workshop, anche di divertimento per i ragazzi. E poi domenica 11 sarà questa regata tra tutte le realtà presenti. Ci si è resi conto che la vela, sia per il suo spazio fisico molto, molto limitato, una barca a vela ha uno spazio limitato, sia per le dinamiche relazionali che all'interno di una barca e per andare per mare naturalmente stimolano, diventa uno di quegli elementi educativi estremamente, estremamente importanti. Certo.